Se non ha fatto lei, non ha fatto niente di particolare, si è comportato in modo giusto, ha deciso che quell'assessore in quel momento avesse commesso qualcosa nei suoi confronti che non andava, gli ha ritirato delle idee. Cosa succede in tutti i comuni del mondo? Sicuramente, e poi voglio, perché poi mi dimentico la vecchiaia, ma cosa vuol dire dopo 3 anni bisogna fare qualcosa per la città? E in questi 3 anni cosa avete fatto? Questo qua è veramente, ma sei un paziente. Dopo 3 anni adesso vi ricordate per questo frangente che l'assessore per l'ha licenziato, io lo conosco, l'agenello la conosco solo da questi banchi, che è una ragazza che si batte, non lo so giunta, non so come la lavora, non so, io sono sempre stato purtroppo in ignoranza nella mia vita, in tutte le mie situazioni di ignoranza. In una cosa del genere adesso sento dire, dopo 3 anni bisogna fare una cosa per la città. Signori miei, cosa oggi? Siamo venuti qui a discutere il bilancio per sentirsi dire dopo 3 anni bisogna fare la cosa. Chiuso, questo è una risposta che devo dare perché alle volte veramente bisogna anche ragazzi avere un po' di dignità, no? Allora, signora, tu hai fatto benissimo, hai deciso che il tuo collaboratore, ufficiale, non detto è così, si sia comportato in modo non coerente, lo vorrei fare benissimo. Sicuramente il pretesto per questo. Non vogliono più stare assieme a te. Allora, se non si vuole più stare assieme a una persona, ci chiudiamo. Nelle migliori famiglie succedono divorzi, si lasciano. Perché continuare ancora questo dramma? Finiamo. Però, attenzione, la finiamo in un momento particolare, dove la gente sicuramente non capirebbe questo. Ci penalizzerebbe ancora una volta, faremo una figuraccia. Allora io dico sì adesso. Questi 2 anni usiamoli per fare qualcosa assieme, ma te lo dico veramente con sincerità, cosa che lo dicevo molto, molto tempo fa, facciamo veramente un governo tecnico e io, il mio grande partito, si mette a disposizione se vuoi per questo, ma te lo dico con il cuore, non te lo dico per fare della vanta politica oppure per prendere un giro, vuoi decidere? Prendi 20 giorni canonici, 15, quanti sono, alla domanda di oggi, che poi ha fallito, non so quello che tu non fallisci, perché da questa parte, come il sottoscritto, da questo momento, trovi persone che vuole ragionare, vogliono fare, senza mai nulla in carico. Perciò sindaco, si sopra tutta gente. Ma sì, il dirigente, non so io quanto di politica, allora io, ma veramente dico questo, non andiamo a casa, non andiamo perché qua poi la gente veramente ci tira le bollettine ai pomodori in questo momento. Prenditi 15 minuti, parla con tutti. Io sono scritto di lavoro, alzo la mano 3 volte, così stiamo qui, facciamo quelle 3 cose che dobbiamo fare. Dobbiamo fare queste 3 cose. Sono il fatto politico, stare a visitare, saliamo un po' sui conti, facciamo queste cose. Allora, se è un attimo di fare di tirare il tiro, è solo un mito che si tratta. Tu sei il sindaco giusto perché la gente ti vede ancora come la persona capace di mettere assieme questa gente qua che un po' di erbe. Fai questa, fai questo sforzo ancora. Non mollare, sono convinto che vuoi mollare. Dai discorsi che ha fatto Mauro, avrei cavolato. Allora tieni duro. Abbi il coraggio di parlare con tutti e diamo una mano a tutti per la città. Io questo ti sto, oggi il mio voto sul bilancio, ve l'ho detto, è un voto di astensione, ve l'ho detto dall'inizio ancora, io il mio voto è di astensione perché voglio incoraggiarvi a lavorare massimo, anzi se l'ho portato nei campi gruppi in questi giorni. Da quando c'è questa giunta mi sono fatto fare conto dalla mia comunità di scrivere sogni, la sua lavorazione normale con questi tempi. Da quando voi vi siete installati con quei scambi, mi sono scritto con la mia normale, pago 2.700 euro di tasse in più. Da dove derivano questi 2.700 euro di tasse in più? Derivano dalla vostra IRPEF comunale, derivano dal massimo dell'IMU della seconda casa e ancora, perché no, se fai così perché voi venite i conti. Allora, la mia IRPEF comunale è di circa 49 euro al mese. Mia moglie qua, sono 100 euro al mese, sono 1.200 euro, mi so fare ancora questi conti, 1 più 2, anche se c'ho la terza media, sai? Sono 1.200 euro,
pai, adesso mio computer, l'immo della seconda casa, che l'ha portato, lo va, quindi è mio. No, è massimo, è massimo. Allora, dunque, tutto sommato, mi do una fiducia dopo questa situazione, e adesso per un assessore che il sindaco ha ritenuto opportuno togliere le deleghe, vogliamo andare a casa? Assolutamente no, non dare nessuna soddisfazione.